Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo makeup tutorial. Lo so che l'avete visto anche venerdì, un altro makeup tutorial, però ho deciso di ricrearlo oggi così magari se dovete comprare qualcosa per ricreare un look simile o comunque prendere spunto, avete tempo anche per esercitarvi, per pensare se questo è il look che volete fare per Natale. Quindi ecco qui la mia seconda proposta per questo Natale 2017, mi piace tantissimo, mi piace davvero un sacco come è uscito fuori. In realtà è un trucco abbastanza classico di Natale, l'unica cosa che ho aggiunto sono stati i glitter sulle ciglia, non so se adesso li vedete, ma li vedrete durante il tutorial. Inoltre oggi mi sono fatta anche un po' così riccia, boccolosa, non lo so voi che cosa ne pensate. Devo dire che mi piace, appena mi ci sono fatta ho detto un attimino non lo so se mi piace, però devo dire che portandolo mi piace un sacco, quindi non lo so se questo Natale mi farò riccia o liscia. Vi ricordo comunque che tutti quanti i prodotti che vedete all'interno di questo makeup tutorial ve li lascio scritti nella descrizione qui sotto del video. Voglio inoltre dirvi che alcuni prodotti li ho provati oggi per la prima volta insieme a voi, non li avevo mai provati, come la nuova palette di Morphe oppure il rossetto che mi vedete indossare e che mi sono appena stampata sul dito. Ragazzi, spero tanto che questo makeup tutorial vi piaccia e vi lascio subito alla realizzazione. Inizio ad applicare Wonder Glow, che è un primer illuminante di Charlotte Tilbury. Questa qui è una mini taglia perché mi suona il postino qualche giorno fa e mi arriva un pacchetto di Charlotte Tilbury con una mini taglia di questo qui e una mini taglia della famosissima Magic Cream, con un bigliettino all'interno ringraziandomi di essere stata cliente del loro sito in quest'anno, praticamente un regalino di Natale. Ragazzi, Charlotte Tilbury sa veramente come trattare i propri clienti. Come fondotinta utilizzo il mio nuovo fondotinta preferito che è il Pro Coverage HD di LA Girl. Come correttore utilizzo una combinazione dell'Instant Anti-Age di Maybelline e del Liquid Camouflage di Catrice. Fisso tutta la mia base con un po' di cipria. Con un po' di terra do un leggero effetto abbronzato al mio viso. Applico un po' di blush di LA Girl nella colorazione Just Playful. E come illuminante utilizzo questo qui di Milani nella colorazione Afterglow. Ora realizzo velocemente le sopracciglia e poi ci vediamo per completare il trucco degli occhi. Come primo colore utilizzo il colore più chiaro dalla Shade & Light di Kat Von D e lo applico sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Ora voglio utilizzare un nuovissimo acquisto che ancora non ho mai provato, sto parlando della palette di Morphe 15N, guardate quanto è bella, anche se vorrei mantenermi su una sfumatura molto leggera e su un trucco occhi molto luminoso. Non l'ho assolutamente mai provata prima, quindi diciamo che oggi la proveremo insieme e ricreeremo questo tutorial natalizio. Come primo colore utilizzo Opal e lo metto nella piega dell'occhio. Un pochino più precisa nella piega dell'occhio utilizzo VavaVoom, che è questo bellissimo marrone a base rosata qui. Applico VavaVoom anche nella parte inferiore dell'occhio, cerco di mantenermi un pochino nella seconda metà più esterna. Mi aiuto a creare una sfumatura più leggera con Opal, che è il primo marrone che abbiamo utilizzato. Ora su tutta la palpebra mobile utilizzo Unique, che è questo colore luminoso qui,
provo ad applicarlo con un pennello anche se non so come lavora meglio. Qualora non dovesse funzionare bene l'applicazione con il pennello, utilizzo il mio polpastrello. Ok, utilizzo il mio polpastrello perché con il pennello non si vede nulla. Questo colore purtroppo non si vede tanto, cioè quasi è molto molto naturale durante l'applicazione, quindi prendo l'illuminante che ho messo sullo zigomo e lo applico al posto dell'ombretto. Ok, adesso sì che va bene. Ragazzi, questo colore applicato come ombretto è stupendo. Ovviamente ora vado a ricreare un pochino la sfumatura tra il chiaro e lo scuro, mi aiuto con gli stessi pennelli che ho utilizzato prima senza aggiungere prodotto. Poi se ne ho bisogno ovviamente prendo un altro pochino di ombretto. Applico un pochino di illuminante anche nella parte inferiore sull'angolo interno dell'occhio. Con l'Epic Ink Liner di NYX realizzo un bel eyeliner grafico e sottile. Ora applico il mascara e utilizzo il Paradise Ecstatic di L'Oreal e poi applico un paio di ciglia finte, cioè le Noir Fairy di House of Lashes. All'interno dell'occhio metto una matita chiara luminosa, utilizzo quella di Wycon Long Lasting Eyeliner nel numero 18 Pearly Rose. Visto che è Natale non possono mancare i glitter, uso questi qui di Stila Magnificent Metals nella colorazione Diamond Dust, li metto sia nell'angolino interno e poi con il pennellino quasi scarico di prodotto vado a toccare le ciglia in modo che qualche glitter sia anche sulle mie ciglia. Per fare questa cosa potete usare anche un semplice eyeliner in glitter, l'importante è che non usate il glitter quello in polvere libera perché mettendolo in una zona così vicino all'occhio c'è il rischio che magari durante il giorno qualche glitter cade all'interno dell'occhio e non mi sembra il caso, quindi se avete quello lì e magari non volete comprare dei glitter tipo questi o un eyeliner glitterato, metteteli soltanto nell'angolino interno dell'occhio. Se invece avete qualcosa di simile, fate anche questa tecnica di rendere anche le vostre ciglia super glitterate. Ragazzi, l'effetto è bellissimo, non me lo sarei mai aspettato così, mi piace davvero tantissimo. Per completare i nostri occhi, anzi, aspettiamo un attimino che i glitter si asciughino, sennò se vado a mettere il mascara nella parte inferiore rischio di stamparmi qualche glitter, insomma, in giro per gli occhi. Vado a delineare le mie labbra con una matita rossa, utilizzo quella di Makeup Forever nel colore 8C. Come rossetto ne utilizzo uno della linea Golden Rose, il numero 17, che è un bellissimo rosso. Anche questa è la prima volta che lo utilizzo e l'avete visto nel video del Lola del Black Friday. Aiuto! Wow! Ragazzi, questo l'ho pagato 1,99€ scontato, ma più o meno sta intorno ai 4 euro. Per completare il nostro look non ci resta che applicare il mascara sulle ciglia inferiori. Quindi ragazzi, questo qui è il nostro look completato, mi piace tantissimo e penso proprio che realizzerò questo trucco qui per il mio Natale. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Voglio anche sapere come vi truccherete voi in questo Natale 2017 e se prenderete spunto dai due tutorial che avete visto qui sul mio canale. Questo qui di oggi è quello che è uscito appunto venerdì, sempre qui sul mio canale. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo domani con il prossimo video. Mua! Ciao! Thank you.